Se mi chiedi il significato di stabilità, penso che non so se lo vedrò mai. Ma non so neanche che significa stabilirsi in una città a vivere. Perché io nella mia testa ho continue idee, continui modi, ok, voglio andare di là, voglio fare questo. In questo mondo è veramente, penso, difficile stabilirsi. A decade after the 2008 financial crisis, America has more or less bounced back. But in Europe, many countries still feel the strain, and Italy's at the heart of it. Almost 70% of Italian young adults still live at home. Tradition and close-knit families play a role, but the economy's really rough, and finding a stable job is really tough. And yet, for the 30% of remaining young people who are on their own, how are they finding a balance between the traditions of the past and a fresh, new future? Well, record numbers of them are leaving Italy, which has the oldest population in the world after Japan, and people are calling this the brain drain. But others still are staying and juggling jobs to make it work and realize their dreams. This is the story of two of them. Mio bisnonno faceva le sedie da cinema, mio nonno era un architetto, mio babbo era un decoratore. Ma mi sento un po' un mix, no? Tra un designer e un artigiano. Questo rappresenta un po' anche il succo della nostra generazione, è un po' del passato e un po' del futuro. Non ho un lavoro fisso, non ho come era una volta la stabilità. Cioè, crescevi, ti sposavi, trovavi un lavoro, tiravi sulla famiglia. Almeno in Italia era più basata così. Adesso sono cambiate, cioè, è molto, molto diverso. Ogni persona ha un modo di esprimersi. Io lo esprimo ballando. Mi sono trasferita qui unicamente per l'accademia, per l'hip hop, se no non sarei qui. Firenze si trova non nel nord né nel sud, ma nel centro. Però diciamo è una città che a parte bellissima dà tantissime opportunità. Quando ero seduto sulle scalinate di Santo Spirito, 7 anni fa, mi girai e vidi questa bellissima facciata del Brunelleschi. Io la definisco tipo una grande mamma che ti abbraccia. Io mi sono girato e ho pensato, Madonna, potrebbe essere qualcosa. L'idea per cui è nata la mia sedia va oltre a una semplice forma, ma tutto quello che c'è nel contesto del quartiere. Però è stato un percorso lento, duro, ovviamente ho dovuto fare altri lavori per mantenermi. Beh, l'Italia secondo me si divide in due parti di giovani. Perché ci sono giovani che si impegnano, che mantengono passioni come presso l'università. Molti giovani in Italia noi ci chiamiamo mammoni, perché molti giovani sono molto, molto curati ancora dalle famiglie. Per me troppo. Perché io penso che a 18 anni una persona debba andare. Ma poi in generale il lavoro in Italia è difficile per noi giovani. Se vai nel sud Italia o trovare un lavoro è proprio un'impresa. Da me tutta la zona industriale chiude.
tutte le famiglie sono completamente stressate e si nota. Se tutti ci ritroviamo a essere così stressati e frustrati, e che cosa diventeremo? Tanti ragazzi non sono rimasti qui perché all'estero venivano più valorizzati. Però quei giovani comunque hanno ovviamente la testa come me, come persone che vogliono comunque realizzarsi nonostante tutto il contorno. Perché alla fine una persona se vuole può per me. Perché dico non ti piace, vai. Qui non ti puoi realizzare, in ambito di compagnie in Italia non esiste. Forse di danza classica non lo so, ma spero un giorno di andare in Francia e realizzarmi lì e comunque entrare in una compagnia e realizzare il mio sogno lì. Stiamo cercando un po' di creare un po' quella stabilità, di ritrovare un po' l'orgoglio nazionale, però anche una persona che adesso intraprende un percorso lavorativo è influenzato talmente tanto dalla società moderna, al cambiamento costante delle cose. È facile dire che non ci sono opportunità di lavoro, però siamo veramente pronti adesso noi come generazione a prendere un percorso di vita così uguale? Secondo me no, perché è cambiato veramente il nostro stile di vita. E questo è il bello della nostra generazione probabilmente, però allo stesso tempo è anche quello che ci fa rallentare. Ciao belli! Dovrebbe essere più semplice tante cose, forse all'estero, in altri paesi è molto più semplice, però probabilmente gli manca lo stile di vita che abbiamo in Italia. Sto facendo dei violi. Però abbiamo tanto da migliorare. È stato un percorso difficile, però l'essere preso in considerazione per poi realizzare delle sedute in Piazza del Carmine è stata un po' una luce sul mio cammino. Quindi dire ok, allora questa strada è quella che so che almeno per questo progetto devo fare. Che meraviglia, nonna. Accidenti. Me la paghi questa? Quanto? Ma la vita è molto ciclica. C'è sempre un inizio, c'è una fine, c'è un nuovo inizio. Che ancora non so dove mi porterà, però la fine del vecchio è molto importante per andare avanti. La paura c'è. C'è da parte, penso, di qualsiasi persona che si impegna tanto. In qualsiasi cosa che hai paura di non riuscire, ma sta a te come prenderla. La devi combattere credendo in te. Io la prendo in modo che, ok, ho paura, vieni con me. Cioè, piacere, nice to meet you, paura. E andiamo.